Benvenuti alla videoguida sull'utilizzo di FreeVideo to iPod Converter, un programma gratuito e molto semplice che ci permette in modo molto veloce di convertire qualsiasi tipo di formato video nel formato compatibile per l'iPod. L'ultima versione del programma ci permette di cambiare anche il tema dell'interfaccia. Infatti, cliccando su opzioni possiamo accedere alla lista di tutti i vari temi disponibili. Possiamo cambiarli e scegliere quello che più ci piace. Lasciamo questo e andiamo a vedere il funzionamento del programma. La prima cosa da fare è quella di caricare i video che vogliamo convertire. Quindi clicchiamo su Aggiungi file e andiamo a selezionare i video dai percorsi del nostro computer. Oppure possiamo semplicemente trascinarli con il mouse in questo riquadro. Ad esempio, trascino e carico un video in formato AVI, uno in formato 3GP, uno in formato MP4 e uno in formato FLV, che è il formato dei video di YouTube. Quando andiamo a convertire più video per volta, potrebbe esserci molto utile questa opzione, nome di output, che ci permette di personalizzare tutti i nomi che avranno i video dopo la conversione. In particolar modo ci permette di aggiungere un prefisso al nostro nome. Infatti, qui ci viene mostrato l'esempio. Possiamo includere o non includere il nome del file originale, includere una data, includere anche un postfisso e cambiare il carattere separatore tra le varie parti del nome. Fatto ciò, andiamo avanti e vediamo che in Salva in, cliccando su questo pulsante, andiamo a scegliere il percorso dove vogliamo che venga salvato il video dopo la conversione. Infine, qui possiamo scegliere il tipo di qualità da dare al nostro video. Vi ricordo che maggiore sarà la qualità video che sceglierete, maggiore sarà anche la dimensione dei file una volta convertiti. Quest'ultima parte possiamo andare a selezionare il tipo di iPod per il quale convertire il nostro video. Possiamo quindi scegliere tra iPod Nano, iPod Classico, iPod 5G, iPod Touch e così via dicendo. Questo pulsante ci permette di accedere a delle impostazioni avanzate che possiamo lasciare anche in questo modo se non siamo particolarmente esigenti. Quindi vediamo anche il funzionamento del tasto opzioni, che oltre a cambiare tema ci permette anche di cambiare la lingua del programma, di cercare aggiornamenti qualora ce ne fossero e anche di dire al programma di spegnere il computer una volta terminato il processo di conversione. Fatto ciò, andiamo a vedere il processo vero e proprio di conversione, ma eliminiamo prima alcuni video per non dilungarci molto. Lasciamo solo questo di 26 secondi e clicchiamo su Converti. Vediamo che la conversione in questo caso è molto rapida, data la durata del video. Ecco, è già finito e abbiamo ottenuto il nostro file pronto da essere trasferito sull'iPod per essere visualizzato in modo corretto. Con questo è tutto, alla prossima.